Benvenuti amici, mi trovo in una sala cinema ultimata da pochissimo. Abbiamo fatto gli ultimi ritocchi proprio questa mattina e nei prossimi minuti voglio mostrarvela e raccontarvi un po' di dettagli di tutto quello che c'è attorno a me. Per chi ancora non lo sapesse, l'ho detto già in qualche altro video, oltre alle mie classiche attività porto avanti anche questa, cioè realizziamo assieme degli amici che sono nel campo da oltre 20 anni delle sale cinema in case private, quindi delle sale cinema private. L'obiettivo è raccontarvi queste creazioni, anche mostrandovi tutti i vari passaggi, cosa che non potrò fare in questo video, almeno non come volevo, perché abbiamo, come dire, questa idea è nata dopo che abbiamo già iniziato i lavori. Comunque non preoccupatevi perché dai prossimi video vedremo tutto, praticamente dalla sala com'è inizialmente al prodotto finale. In questo momento siamo in una ex taverna che è stata tutta dedicata alla trasformazione in sala cinema. Il lavoro in totale tra le varie apparecchiature che vedrete, trattamenti, lavorazioni, progetti, è costata circa 30.000 euro e ha impiegato un paio di mesi di lavoro. C'è da dire che i tempi in questo periodo sono dilatati, lo sappiamo per tutte le varie questioni, le materie prime mancano in tutti i campi, quindi bisogna portare un po' di pazienza. Poi chiaramente il tempo necessario per effettuare un lavoro cambia anche molto da quello che si vuole fare, quindi si possono realizzare lavori di questi generi in qualche settimana come anche tanti mesi. Il trattamento in questa stanza è stato totale, praticamente è stata svuotata completamente di tutto, sono rimasti solamente i muri. Il pavimento è stato rifatto con questo parquet che non è un normale parquet, anche se sembra così. Al di sotto c'è un tappetino in materiale acustico specifico per abbattere la trasmissione del suono e le assi del parquet sono in materiale ad alta densità proprio per lo stesso scopo. L'utilizzo del parquet in questa stanza è utile chiaramente per un comfort acustico generale, mentre in altre situazioni, come ad esempio un appartamento con il vicino al piano di sotto che potrebbe rompere un po' le balle, serve anche per trattenere comunque il suono ed evitare di disturbare troppo. Proprio per questo motivo, siccome dietro questa parete dove c'è attaccato lo schermo c'è un altro appartamento, abbiamo creato una barriera acustica con un sandwich in fibra di poliestere a due strati e una guaina elastomerica ad alta densità. Ovviamente spendere soldi per una bella sala in cui ascoltare musica e guardare anche un bel film d'azione e poi essere costretti a limitare il volume perché altrimenti il vicino ci accoppa non è bello, quindi è stato, come dire, tutto isolato al meglio. Tutto torna a me per continuare sulla linea dell'isolamento acustico, o meglio in questo caso del trattamento acustico. Sono stati posizionati questi pannelli esagonali che hanno lo scopo di controllare il riverbero, le onde stazionarie, sono chiaramente pannelli in un materiale acustico in grado di abbattere la trasmissione del suono. In questo caso in realtà sono anche un elemento estetico molto particolare, si può giocare su diversi colori, diversi abbinamenti e creare questi disegni molto particolari. Perché sono state messe in questo modo in cui vi sto facendo vedere? Principalmente per una questione estetica. Questa stanza non è stata fatta, come dire, a caso, cioè si è arrivati qua, si è messo il primo esagono e poi si è costruito in maniera un po' casuale tutto il resto. Sono stati fatti proprio dei progetti. Si è immaginata questa stanza con il, come dire, risultato finale, con gli accostamenti corretti dei colori, si è fatto un rendering fotografico e poi è stato tutto riprodotto nella realtà. Nel costo, ad esempio, che vi ho detto prima, bisogna considerare tutto, tra cui anche lo studio tecnico, i rendering e tutte le modifiche che sono state necessarie nel tempo. Dal punto di vista acustico, nel caso di una stanza di questo genere, che possiamo dire non è particolarmente problematica, ci si può sbizzarrire un po' di più dal punto di vista estetico di stile, che quello che si è fatto è stato ricoprire una determinata percentuale delle pareti riflettenti, almeno il 30% in un caso come questo, per cui sono state chiaramente fatte delle misurazioni acustiche, uno studio delle misurazioni post lavoro per capire se i risultati erano in linea con le aspettative. Questi esagoni lavorano assieme a questi elementi angolari che funzionano anche come bus e trap. In pratica andiamo a gestire tutto lo spettro audio, basse, medie e alte frequenze. Non è finita qui perché abbiamo anche delle belle tende in velluto a doppio strato
che in questo caso chiaramente permettono due cose: l'oscuramento, perché dietro questa tenda c'è una finestra anche se non la vedete, e quindi andiamo ad abbattere le fonti luminose, e ovviamente il materiale stesso con cui sono fatte hanno un indice di assorbimento decisamente più alto rispetto a quello del cemento delle varie pareti, quindi anche queste aiutano a contribuire alla gestione acustica della stanza. Qui c'è un'altra chicca: abbiamo fatto anche l'illuminazione con questa soluzione, che per me è veramente molto bella perché ha un duplice scopo. Questi binari LED che vedete non sono delle lampade standard che si comprano, si attaccano al soffitto con un paio di tasselli, insomma, sono dei prodotti artigianali di altissima qualità che vengono realizzati su misura. Il binario stesso da una parte accomoda i LED, come chiaramente si vede, e dall'altra parte, nascosti, funziona come una canalina in cui facciamo passare i cavi audio, video o elettrici per le varie elettroniche. Tutto quindi è completamente nascosto, la pulizia dell'installazione è praticamente massima. Per l'illuminazione di questa stanza, i LED che vedete sono stati realizzati ed adattati direttamente in loco, in maniera tale da ottenere un'installazione precisa al millimetro. Ogni metro di striscia LED è in grado di generare un flusso luminoso di ben 2200 lumen, con un CRI superiore a 97. Per chi non lo sapesse, il CRI è l'indice di resa cromatica di una sorgente luminosa e definisce quanto naturali appaiano i colori illuminati da quella sorgente. Più il valore è alto e più i colori appaiono naturali. Quindi in una sola mossa un'illuminazione fatta bene, nascondere i cavi, e quindi si risolve fisicamente anche il problema che abbiamo tutti nelle nostre case, lo sappiamo, cioè la mancanza della predisposizione dei cavi, delle prese per tutta l'elettronica, perché a meno che non volete fare delle opere murarie, spaccare tutto, fare un sacco di polvere, in questo caso abbiamo una soluzione pulita e anche molto meno costosa. Arriviamo all'elettronica e scansiamo subito quello che potrebbe per molti essere considerato, chiamiamolo, l'elefante nella stanza di questa installazione. Il proiettore utilizzato è un Sony, un HW65, un proiettore da un paio di migliaia di euro, se vogliamo, Full HD. Ecco, come mai non un 4K? Come mai in una stanza di questo livello e prezzo non c'è un 4K? C'è un motivo, chiaramente il motivo è che, come vedremo fra poco, è stata una scelta puramente di budget e di priorità, perché per questo cliente era molto importante la parte audio, forse anche più che la parte video. Quindi andando a fare tutte queste lavorazioni che vi sto facendo vedere, alla fine si è dovuto scegliere, come dire, dove tirare la coperta, e si è deciso di rinunciare a qualcosina dal punto di vista della risoluzione e investire in altro. Attenzione a non dire che a 2000 euro si trovano proiettori 4K, perché praticamente nella totalità dei casi si trovano i proiettori che scalano a 4K, non nativi 4K, e soprattutto non trovate proiettori con questa qualità dell'immagine, perché se lasciamo perdere la pura risoluzione, questo Sony è un modello professionale con una qualità dei colori, una resa cromatica fantastica, colori naturali e alto contrasto. Praticamente l'unico difetto, se così possiamo definirlo, di questo proiettore è la mancanza del 4K, ma è praticamente un proiettore Full HD di qualità eccelsa, soprattutto considerando il prezzo. Proiettore che proietta un'immagine su questo schermo da 123 pollici, uno schermo della Screen Line con una resa 1:1, quindi senza guadagno, cosa che in una stanza del genere, con il lavoro che è stato fatto e con l'abbinamento proiettore che genera quasi 2000 lumen di luminosità, non serviva. Passiamo alla dotazione audio di questa sala, che, come vi accennavo, è uno dei fattori più importanti per questo cliente, proprio perché vuole usare questa stanza, questa area, anche per ascoltare buona musica. Infatti, considerando quindi sempre il budget e cercando di far rientrare tutto, si è optato per queste KEF R11 diffusori a tre vie in bus reflex, vincitrici di diversi premi qualitativi di design, con tweeter da 25 mm, mid range da 125 mm e
4 woofer da 165 mm. Sono casse della sensibilità massima di 90 dB, che sono state abbinate chiaramente al loro centrale, un sempre KEF, un R2C con un doppio woofer e tweeter. Non manca ovviamente un bel sub, sempre KEF, mentre per quanto riguarda gli altoparlanti posteriori e quelli superiori sono stati utilizzati dei KEF Q50A. Il cliente è un grande appassionato di musica, soprattutto di concerti live. Abbiamo quindi scelto gli altoparlanti che vedete proprio per dare anche più risalto alla musicalità, l'impatto e la resa frontale tipica di uno stage da concerto. Ovviamente per non lasciare in secondo piano la resa acustica in altre situazioni, come la visione di film o videogiochi, abbiamo creato più profili grazie al processore Audio Anthem, che è in grado di sfruttare egregiamente il sistema Atmos 5.1.2 che abbiamo installato. Abbiamo quindi una configurazione Atmos. Ho fatto un video a riguardo, se non sapete cosa, dategli un'occhiata. Una configurazione Atmos 5.1.2, cioè un surround classico che guadagna la terza dimensione grazie ai due altoparlanti a soffitto. In questo caso in realtà a soffitto sono stati messi anche gli altoparlanti posteriori proprio per una questione di pulizia dell'installazione. Sono state usate le canaline dell'illuminazione che vi ho detto prima, chiaramente sono stati orientati nella giusta direzione per gestire in maniera accurata i canali posteriori. Inutile dirlo che un sistema del genere in una stanza di queste dimensioni, forse direi che per alcune tipologie di ascolto è addirittura sovradimensionato, e ciò per me è un bene, perché come dire, non si arriverà mai a dire vorrei qualcosa di più. Io sono della filosofia che quantomeno ci vuole il giusto per la giusta volumetria della stanza. Se poi si va un po' oltre non guasta, basta chiaramente non andare troppo oltre e buttare via soldi. Tutto è mosso e gestito da questo sintamplificatore, un Anthem MRX 740. Di questo prodotto se ne potrebbe parlare per ore. Non è il classico sintoambi da MediaWorld, teniamoci, è un prodotto di fascia alta, totalmente programmabile, che gestisce le fonti con elevata precisione ed è anche un processore audio. Per quello che costa, che non costa poco, però per quello che costa offre veramente tantissimo valore. Certo, non è un prodotto che si compra, si attacca e va. O meglio, potete acquistarlo, attaccarlo e usarlo, ma otterrete il meglio unicamente programmandolo nella maniera corretta e soprattutto calibrando il sistema audio. L'Anthem MRX 740 offre un eccellente rapporto tra qualità e prezzo e ci garantisce la possibilità di ottimizzare la risposta del sistema all'interno dell'ambiente. In questo caso il cliente desiderava ascoltare musica, guardare film. Abbiamo quindi creato molteplici configurazioni anche in base al tipo di musica e film che andava ad utilizzare. C'è un microfono in dotazione all'elettronica che garantisce un'autocalibrazione. Già così permette di raggiungere un buon livello di resa, ma grazie a un'interfaccia avanzata abbiamo regolato i profili nei minimi dettagli, agendo sulle frequenze di intervento del crossover, sulla pendenza della curva di riferimento, sul cutoff, sul boost e tante altre funzioni che ci permette di utilizzare. È stata quindi fatta una calibrazione di tutta l'apparecchiatura audio che vi ho fatto vedere. Sono stati impostati anche differenti scenari, musica, film, concerti e la taratura è stata fatta anche sui gusti del cliente. Sappiamo che quando si parla di audio ci sono un sacco di scuole di pensiero. E quando due esperti di audio si parlano, spesso finiscono a bisticciare, perché chiaramente ognuno ha le sue idee, convinto delle sue idee, che poi alla fine dei conti non sono né giuste né sbagliate quelle di nessuno. Io credo, in generale noi crediamo che l'ideale è tarare tutto sui gusti personali, ovviamente del cliente in questo caso, non i propri, perché potete avere anche il miglior impianto di sempre, tarato nella miglior correttezza accademica di sempre, e a voi magari non piace ascoltarlo. Meglio avere qualcosa di meno preciso secondo delle regole oggettive, ma che poi vi dà soddisfazione. Ovviamente lo stesso discorso vale per il proiettore che è stato tarato, anche se come vi dicevo prima è già un ottimo proiettore, quindi non gli serve chissà quale trattamento per una buona resa cromatica, però abbiamo, come dire, migliorato anche questo aspetto come parte del pacchetto.
Che altro dire, un mobile Spectral, marca specializzata in mobili audio-video con tutti i passacavi al posto giusto e soprattutto una buona reazione delle varie elettroniche. Oltre al sintoampio, tutto il resto che vedete sono prodotti che il cliente già possedeva. Abbiamo semplicemente aggiunto una Nvidia Shield come centro multimediale per accedere ai vari servizi on demand come Netflix e tanti altri, o anche per gestire dei potenziali server multimediali che verranno aggiunti in futuro. In questo caso si è optato per un normale divano però fatto anche su misura, anziché le classiche poltrone da cinema, e ciliegina sulla torta, l'ambiente è stato impreziosito da questa parete, che non è un poster, una stampa, bensì è un dipinto fatto a mano, fatto su tele da artisti che collaborano con noi, e poi sono stati portati e messi su questa parete, quindi proprio è un'opera originale. Si tratta di un dipinto su tela sviluppato con una tecnica mista. La maggior parte è stato dipinto in acrilico, mentre per gli incarnati abbiamo utilizzato una tecnica olio. Alcuni dettagli, come i tasti del pianoforte, sono stati rifiniti a pastello, per esempio. La figura femminile è una riproduzione di un quadro americano, mentre il personaggio maschile alcuni l'avranno riconosciuto, è Sean Connery, in uno dei suoi primi 007. Tutti gli altri elementi del dipinto sono tipici degli anni 60. Il cliente ci ha chiesto questa raffigurazione poiché è appassionato di film d'epoca, e la scelta di realizzare un dipinto anziché una stampa ci ha permesso di creare un'opera unica. Potrei andare avanti a raccontarvi altri dettagli, come la qualità dei cavi utilizzati. Basta dire che il cavo HDMI che collega il proiettore al sinto ampli è in fibra ottica, l'uso delle ciabatte Monster Cable con i filtri di rete, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ragazzi, questa è una stanza che può offrire un sacco di soddisfazioni. Sotto il livello acustico abbiamo dei prodotti di fascia medio-medio-alta, chiaramente nel campo professionale, perché se volessimo confrontare questi altoparlanti, la scelta dei diffusori con dei classici prodotti consumer, qui siamo sul livello molto, molto superiore, e in ogni caso è un sistema che è in grado di offrire un livello di ascolto di ottimo livello, e soprattutto anche top in abbinamento ai film, e tutto chiaramente è pronto, se necessario, per un futuro aggiornamento al 4K. Vi lascio ancora con qualche immagine della sala, se chiaramente volete anche voi realizzare una sala cinema o potenziare, come dire, migliorare una postazione audio-video che già avete a casa vostra e volete qualche informazione, vi lascio qui sotto in descrizione la mail, è un sito web da visitare in cui ci sono altre informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, vorrei portarvi altri video in cui vi mostro alcune creazioni come questa. Lasciatemi un vostro commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!